Buon compleanno, Forte dei Marmi, grandi festeggiamenti per il centenario del municipio. Il 26 aprile 1914, da piccola frazione di Pietrasanta, il Forte diventava comune indipendente. No al progetto del polo scolastico a Bagni di Lucca, forze di opposizione e genitori contrari alla cittadella da realizzare in via Campiglia, sia per motivi di sicurezza che per i costi elevati. L'omaggio di Lucca a Giovanni Paolo II, domani pomeriggio su Noi TV in diretta dalle ore 17, il concerto della Cappella Santa Cecilia con le immagini della visita di Wojtyla a Lucca nel 1989. Lo sport e il calcio pronti a battere il Forcoli, lucchese concentratissima per la sfida di domani al Porta Elisa, bisogna vincere e poi ci si potrà concentrare sulla Correggese. Emergenza continua al Viareggio Benevento, senza mezza squadra, ma i bianconeri e mister Lucarelli vogliono onorare l'impegno. Buonasera, bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi. Dunque, in primo piano, il compleanno speciale di Forte dei Marmi, i 100 anni del municipio, oggi un'intera giornata di festa. Allora andiamo a ricostruirla attraverso questo servizio. Era il 26 aprile 1914 quando, grazie ad una proposta di legge presentata dall'onorevole Giovanni Montauti e firmata dal re Vittorio Emanuele III, da piccola frazione di Pietrasanta, Forte dei Marmi diventava comune indipendente. Un momento troppo importante per non celebrarlo con una giornata di festa. Sono stati tantissimi e tutti molto partecipati gli eventi organizzati dal municipio per festeggiare i suoi primi 100 anni di vita. Dopo le celebrazioni del mattino, nel pomeriggio Piazza Garibaldi ha ospitato il Consiglio Comunale in seduta solenne. Al fianco del sindaco Umberto Buratti, anche il ministro dell'Istruzione Stefania Giannini. Accompagnata dalla banda La Marinara, nel corso della cerimonia sono state consegnate le medaglie realizzate appositamente per questa occasione agli oltre 100 consiglieri comunali che in questo secolo hanno ricoperto l'incarico presso l'Assemblea cittadina. Per Buratti questa giornata rappresenta per Forte dei Marmi un punto di arrivo e di partenza allo stesso tempo. Celebriamo questo compleanno, questi 100 anni. L'anniversario dell'autonomia di Forte dei Marmi dal comune di Pietrasanta. Soprattutto questo giorno è per ringraziare tutte quelle persone che prima di noi hanno lavorato per Forte dei Marmi e hanno realizzato quella che è oggi Forte dei Marmi. Quindi con questo spirito, con questi sentimenti, oggi la comunità di Forte dei Marmi partecipa numerosa a questa celebrazione. Dopo i momenti istituzionali, spazio alla festa che proseguirà per tutta la sera. Una donna di 65 anni di Viareggio è scomparsa da questa mattina ed è ricercata dalle forze dell'ordine. Franca Remorini, 1,60 m, capelli biondi a caschetto, al momento della scomparsa indossava dei pantaloni marroni e una giacca color argento. I familiari hanno presentato la segnalazione al commissariato di polizia e sono iniziate le ricerche a largo raggio da parte anche dei carabinieri, della polizia municipale e della capitaneria di porto. Sono state installate da pochi giorni, scatenando già la reazione di una certa parte di Lucca, e qualcuno si è già divertito a danneggiarle o quantomeno a rovinarle. Sono le installazioni che promuovono l'edizione 2014 del Summer Festival, posizionate in vari luoghi attorno alle mura urbane. Nelle immagini vediamo quella che si trova a Porta San Pietro. Ignoti hanno preso i vasetti di fiori che compongono la scritta e li hanno rovesciati per terra. Una bravata, il gesto forse di un ragazzo, ma che comunque è un chiaro segno di maleducazione e in qualche maniera alimenta ancora la polemica. I carabinieri della stazione di Torre del Lago hanno arrestato per furto aggravato in concorso due giovani rumeni di 21 e 25 anni. La notte scorsa i militari sono intervenuti in via Kennedy, dove si era appena consumato il furto di alcune valigie all'interno di un'auto. I carabinieri si sono addentrati nella pineta, riuscendo poco dopo a individuare e bloccare due giovani mentre si stavano liberando della refurtiva. E adesso a Bagni di Lucca, dove si sta accendendo la discussione sul progetto del nuovo polo scolastico. Questo progetto non sa da fare. Sono convinti delle proprie idee i gruppi di minoranza di Bagni di Lucca. Il nuovo polo scolastico da realizzare in via Campiglia
è totalmente sbagliato sia per motivi di sicurezza che per i costi elevati. Di fronte ai cittadini invitati al circolo dei forestieri, i consiglieri comunali, ma anche alcuni genitori preoccupati, hanno illustrato i punti deboli del progetto elaborato dalla Giunta Betti. Innanzitutto la sicurezza. Gli edifici dovrebbero svilupparsi su tre livelli, con delle vere e proprie passerelle e tunnel sospesi a collegare vali stabili. E poi i costi, ben 10 milioni di euro. La localizzazione è sbagliata perché si è scelta una zona innanzitutto di privati che richiederà l'esborso di circa 1 milione di euro per l'acquisto dei terreni, in una zona collinare, impervia, che richiederà soldi per la messa in sicurezza e la bonifica del luogo, un luogo a rischio frana e che comunque non ha le garanzie e non rispetta i requisiti previsti dalle linee guida ministeriali per la scelta della localizzazione di una scuola pubblica. La soluzione ci sarebbe, dicono gli oppositori del progetto, quella di sfruttare ciò che già esiste. Noi principalmente siamo per la riqualificazione dei plessi esistenti, quindi ripartire con una ristrutturazione mirata, con criteri logici, quindi ristrutturazione antisismica in primo luogo, messa a norma antincendio, agibilità di tutti i plessi del comune di Bagni di Lucca, perché sono 5 istituti. La parola adesso passa al comune e al sindaco Betti. Una notizia che arriva dal mondo del lavoro: la FIOM CGIL all'attacco della CIET Impianti, 10 lavoratori della provincia di Lucca in cassa integrazione straordinaria attendono i soldi dell'integrazione salariale ormai dall'agosto del 2013. Secondo il sindacato sarebbe imputabile ai continui ritardi con cui gli amministratori della CIET inviano le documentazioni richieste dal Ministero del Lavoro. Torniamo in Versilia, a Massarosa, oggi una giornata particolare, una festa per l'inaugurazione del nuovo comando della Polizia Municipale. La nuova sede del comando di Polizia Municipale di Massarosa, in realtà, è stato il sindaco Mungai a tagliare il nastro del nuovo edificio realizzato nell'ex sede del CIAF in via Portovecchio. Il comando è già attivo da alcune ore, da quando è stata messa in funzione la nuova sala operativa che costituisce la vera novità e il fulcro della sede. 6 grandi schermi attraverso i quali il personale in ufficio può comunicare in tempo reale con le pattuglie e visualizzare le immagini trasmesse dalle 12 telecamere di videosorveglianza attive sul territorio. Un'ulteriore novità è costituita dalla promozione del progetto di mobilità lenta, il noleggio gratuito di biciclette che i cittadini che si recano al comando potranno utilizzare per spostarsi sul territorio. La sede è stata studiata e organizzata per garantire ai cittadini una maggiore apertura, tenendo conto delle esigenze emerse in questi anni dalla collettività. Accorgimenti tecnici, ampliamento d'orario, servizi innovativi per trasformare il comando della Polizia Municipale in un vero e proprio presidio dove i cittadini possano essere accolti, specialmente in situazioni di emergenza. Domani mattina a Roma è in programma la canonizzazione di Giovanni Paolo II. Anche Noi TV celebrerà questa storica giornata con una trasmissione speciale. Dalle ore 17 trasmetteremo la diretta audio del concerto omaggio a Papa Wojtyla che la Cappella Santa Cecilia della Cattedrale di Lucca terrà in San Martino. Sulle note del coro, diretto da Luca Bacci, con l'organo suonato da Giulia Biagetti, trasmetteremo le immagini della visita di Giovanni Paolo II a Lucca nel 1989. Appuntamento davvero da non perdere, domani pomeriggio dalle ore 17. E a proposito di Giovanni Paolo II, a Monte Carlo è stato inaugurato un nuovo parco pubblico intitolato proprio a lui. Domenica sarà fatto santo. Oggi a Papa Giovanni Paolo II è dedicato il nuovo parco pubblico realizzato a Gossi. A 2 giorni dalla canonizzazione di Karol Wojtyla, con una bella cerimonia, la comunità di Monte Carlo ha festeggiato questo luogo che nelle intenzioni del comune e degli sponsor privati che hanno contribuito alla sua realizzazione dovrà diventare un luogo di aggregazione e di divertimento per bambini, giovani e famiglie. E proprio per questo il nome di Giovanni Paolo II sembra più che mai adatto. A corredo del parco è stata realizzata un'area di sosta che contribuirà alla risoluzione delle difficoltà in questa zona.
particolare l'opera di finitura del camminamento pedonale, dove attorno alla zona centrale del parco spicca sulla pavimentazione una delle frasi più celebri di Giovanni Paolo II, pronunciata rivolgendosi ai giovani durante la sua visita a Cagliari il 20 ottobre dell'85. Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro. Nel corso della cerimonia il sindaco Vittorio Fantozzi ha annunciato anche un'importante novità. Proprio qui, nei prossimi giorni, cominceranno i lavori di realizzazione della prima fontanella di acqua naturalizzata gratuita che il Comune ha definito Insieme ad Acque. Inaugurazione prevista nel mese di giugno. 3.500 euro da devolvere alla Casa di Riposo Istituto Sacro Cuore Gesù di Viareggio, meglio noto in città come i Poveri Vecchi. L'associazione culturale Carnevalari riesce ancora una volta a coniugare divertimento e solidarietà aiutando una vera e propria istituzione della città. Il traguardo è stato raggiunto sommando la vendita dei biglietti del Festival di Burlamacco, andato in scena lo scorso febbraio, e la distribuzione insieme all'azienda Cover Garage della Burla Cover per smartphone e telefoni. E adesso apriamo la pagina dedicata alla politica. Cominciamo dal Partito Democratico, che questa mattina ha presentato tutti i suoi candidati sindaco in provincia di Lucca. 20 candidati per 20 comuni, molti sostenuti da liste civiche ma comunque legati a doppio filo con il partito. Sono i candidati alle elezioni comunali del Partito Democratico che concorrono alla poltrona di sindaco. Il Caffè delle Mura di Lucca ha fatto da cornice alla presentazione pubblica guidata dal segretario territoriale Patrizio Andreuccetti, candidato a Borgamozzano. Al suo fianco Luca Menesini, candidato a Capannori, Marco Bonini a Barga, Nicola Boggi a Fabbriche di Vergemoli, Giulio Carrozzi a Giuncugnano, Carlo Romei a Villa Colemandina, Massimo Bernardini a Monte Carlo e Andrea Tagliasacchi a Castelnuovo Garfagnana. Ma a completare la lista ci sono anche Giordano Ballini a Villa Basilica, Andrea Bonfanti a Pescaglia, Italo Burrelli a Gadicano, Moreno Lunardi a Fosciandora, Rino Simonetti a Molazzana, Mario Puppa a Careggine, Antonio Baisi a Vagli, Nicola Poli a Minucciano, Gino Coli a Sillano, Elena Guazzelli a Castiglione, Pier Romano Mariani a San Romano e Francesco Pifferi a Camporgiano. I temi caldi sono la sanità e il lavoro, su cui il Partito Democratico punta molto per confermarsi o riconquistare i municipi. La tornata elettorale per il PD è di quelle davvero importanti. In ballo non ci sono solo le comunali, ma anche un giudizio sul primo operato di Renzi e le elezioni per l'Europarlamento. Ci sono anche le elezioni europee, un passaggio importante che noi consideriamo centrale per il futuro del nostro territorio, anche perché valutiamo che i finanziamenti europei, i rapporti tra enti locali, comuni, Europa, sarà sempre più importante di qui in avanti, e quindi ci sarà la necessità di far sì che si faccia sistema e che enti locali, sindaci, Europa di qui in avanti possano andare di pari passo. E a proposito di elezioni, a Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, che già abbiamo visto in questo servizio, ha presentato la lista civica che lo sostiene. 12 candidati che provengono dalla società civile fuori da ogni logica di partito. Così Andrea Tagliasacchi, candidato sindaco a Castelnuovo Garfagnana, ha presentato la lista civica che lo sosterrà nelle elezioni di fine maggio. Di fronte a tanta gente nella storica piazzetta Ariosto, l'ex presidente della provincia ha presentato le 6 donne e i 6 uomini che compongono la lista Tagliasacchi sindaco. Volti nuovi che arrivano dalle varie frazioni del territorio e che nel programma elettorale mettono ai primi posti la sanità, il lavoro e la qualità della vita. Secondo Andrea Tagliasacchi, questa lista civica è un segno di rinnovamento concreto di cui Castelnuovo ha bisogno. È il primo impegno che abbiamo mantenuto nei confronti dei cittadini di Castelnuovo, lo avevo detto, una lista civica, e tale è, sono tutte persone, 6 donne e 6 uomini, fuori dalle logiche tradizionali dei riferimenti partitici, che parlano soprattutto alla società di Castelnuovo, alle sue sensibilità, alle sue intelligenze, alle sue professionalità. È già un valore aggiunto importante che si è aggiunto al programma, mi sembra una bella occasione per Castelnuovo. Il luogo scelto per la presentazione, ha sottolineato Tagliasacchi, non è stato casuale, perché la rocca ariostesca, che è il simbolo di Castelnuovo, ha urgente bisogno di un intervento di messa in sicurezza e risanamento.
Tre pannelli dipinti con la tecnica dell'acrilico sul tema dell'energia tra armonia e leggerezza. È Rosanna Costa la vincitrice del concorso Metti in mostra la tua arte, organizzato da Architen, la società nata pochi mesi fa con l'obiettivo di raggruppare giovani artisti, emergenti e non, promuovendo così un nuovo movimento culturale. Si tratta dell'atto conclusivo di un contest che per 4 settimane ha messo in competizione 15 opere sulla pagina Facebook dell'associazione, dove più di 1000 persone hanno espresso la propria preferenza. E adesso, come ogni sabato, ascoltiamo il messaggio dell'arcivescovo di Lucca, Italo Castellani, che questa sera si sofferma su Santa Zita. Ai nostri giorni, per un pensare comune che per la verità è un po' distorto, ma chi è che è una persona stimata, esaltata? In genere sono le persone che hanno immagine, che di fatti appaiono un po' sugli schermi televisivi, sui giornali, insomma, gente che ha soldi, ha potere, fa una vita bella, come si è soliti dire. Ma io vedo che queste persone durano un periodo, poi spariscono, perché sono come una casa che non ha fondamento. Ma invece c'è la categoria di persone che regge nel tempo, anche nei secoli. E sapete chi è questa categoria di persone? Sono i cristiani santi, cioè quelli che hanno messo a frutto bene, al 100% direi, il dono dello Spirito Santo, cioè la forza di bene che Dio ci ha messo nel cuore. Questi sono i santi, e basta pensare a Madre Teresa di Calcutta, è nel cuore di tutti. E vengono canonizzati, cioè riconosciuti santi, e Papa Giovanni, proprio oggi, il Papa Buono, è stato il Papa della nostra adolescenza. Pensiamo insieme a lui a Papa Giovanni Paolo II, cioè un gigante del Vangelo, ha portato il Vangelo, è corso in ogni angolo della terra. Ecco, queste sono le persone che non passano. Ma io vorrei ricordare una persona molto più semplice, che pensate è cresciuta a Lucca 800 anni fa, Santa Zita. Direi proprio oggi celebriamo la festa. Una ragazzina semplice che dalle colline Monsacrati scende a Lucca a fare il servizio per guadagnarsi il pane presso una famiglia benestante. Però lei ha il cuore aperto ai poveri. I poveri che bussavano alla porta di questa famiglia, lei andava e di nascosto dava il cibo, tutto quello che avevano bisogno. Poi quando questa famiglia se ne accorge che spariscono le cose, accolgono, direi, avevo capito la bontà di questa bimba in flagrante, perché sul suo grembiule c'era del pane. Quando gli hanno detto qui che c'hai, lei ha aperto, e la storia dice che quel pane si è trasformato in rose, in fiori. Vedete, questa ragazzina nella sua bontà resta viva oggi nella nostra memoria, nella nostra, per noi è un esempio. Da lì è nato il grembiule di Santa Zita. Sì, è un'associazione di carità, persone che danno continuità ai gesti di bontà appunto della piccola Zita. Ecco, il grembiule di carità, pensate, in questo anno, così mi hanno detto, 60 famiglie del centro storico di fatti hanno ricevuto il cibo, e queste persone, per me era impensabile, non lo sapevo, fanno solo un pasto al giorno, 60 famiglie con bambini così, che vivono così solo nel centro storico. Il grembiule di Santa Zita è il cuore di ciascuno di noi che sa donare come Santa Zita. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e poi ci ritroviamo per la pagina sportiva. Fra poco.